Salve a tutti, ragazzi. Benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Insegnante Squadra Rossa. Qua ho vinto Kyogre del Male Tempesto. Qua faremo il dungeon. Ok, ovviamente. Salvo prima delle. Che il campo invocato fosse dovrebbe avere. Cioè, iniziamo bene già. Già là. Cioè, non è nemmeno iniziato il dungeon e già parto male. Oddio, Vulpix già. Magari potrei anche. Io magari potrei anche usare già la levatisfera e così. Non sapevo. E ok, sono riuscito a reclutare Vulpix. Esatto, se voglio. Vogliamo un Ninetales. Ovviamente la pietra focaia qua. Vediamo. Mettiamo di nuovo squadra. Che non so. Che non so. Chi reclutare per il dungeon del campo infuocato, eh. Non so se va non bene. Se va bene coso là. Golem. E te flocio. Forse dovrei reclutare anche un altro Pokémon di tipo acqua. Vediamo che vendono. Chiedo chissà quanti porcatore perché l'ho fatto. Ci ho sbagliato dungeon, mannaggia. Beh, a parte che il bosco fiorito dovrebbe avere soltanto 3 piani, quindi non dovrei avere problemi. Fatto. Tanto le prime avventure erano iniziate qui al box Cofiorito. Può pure stare proprio la nostalgia del box Cofiorito. Quindi magari potrei anche riuscire a reclutare PG. Niente. Però, a parte perché mi servirà a volo se voglio tornare. Servirà per forza la mossa a volo se. Nel caso dovrei ritornare alla torre cielo, come si chiama.
salta, devo scegliere prima. Gamba di fuoco. Ok, non ne ho nemmeno idea di quanti piani ha il campo infuocato. Se però non so, perché potrebbe pure essere che ha una ventina di piani, no. Cioè potrebbe pure essere che ha 99 piani il campo infuocato, eh. Tanto dorme, mamma mia, c'è una... Anche nello dungeon scorso dorme. E di nuovo sta trappola PP, porca troia. Già. Porca troia, che fastidio. Infatti ci sono anche... Oddio. Porca troia. Cioè già si mette male. Cioè non ci posso credere, dai. Cioè vengo battuto da... Ah no. Stavo dicendo vengo battuto dai vulpi. Ma porca troia, sto di raggi. No, no, io non ci posso credere. Ci ho fatto evolvere. C'è tutta sta fatica per fare evolvere Gravele di un golem. Succede questo. Cioè, ancora non posso muovermi, ma porca puttana di... No, non ci... No. Cioè, assurdo. No. Cioè, non ci posso credere. Meno male che ho salvato. Aspetta, forse potrei anche fare così, aspetta. Anche resettare l'emulatore qua. Cioè dai, battuto dai Vulpix, cioè. Cioè come da dipartita? No. Cioè ditemi voi chi cacchio dovrei reclutare per superare il campo infuocato. Non ci posso credere. Potrei riprovarci un'altra volta e poi non so perché. Consigliatemi voi quali sono i Pokémon consigliati per il campo infuocato, che cioè, non ne ho la più pallida idea. Che pensavo che Ferrari Gator lo poteva pure bastare. Cioè Ferrari Gator e Golem. Penso pure tutti gli strumenti che avevo.
con la pietra lunare vorrei fare evolvere Jigglypuff, ma non ce l'ho, Jigglypuff mi squadra. Ci riprovo un'altra volta, ma non lo so. Non ci posso, perché c'è addirittura nulla, meno male. Aspetta, Vulpix l'avevo già recuperato. Meno male che avevo usato almeno. Meno male che avevo usato leva di sfera così. Me ne facevo troppi problemi. Che freccia. Fatto sto posto è pieno di Vulpix, d'altro. Camicia. Sono già in 11 minuti. Cioè, bello tosto sto dungeon poi. E figuriamoci le sclerate che mi farò quando porterò la serie. Quando un giorno porterò la serie game su Pokémon Mystery Dungeon Esplorato di Cielo. Cioè, se sti dungeon sono difficili, figuriamoci i dungeon di. I dungeon extra, quelli là di Pokémon Mystery Dungeon Esplorato di Cielo. Oddio, meno male. Che Typhlosion ha livellato. Ma porca troia, di nuovo la trappola 0PP, ma che è tutta sta sfiga? Cioè, Vulpix e poi continua a chiedere. Ti unissi alla squadra qua. Tanto credo che mi farò 20 piani, oddio, ma male che ci sono le scale. Tanto troveremo Raikou e non è che dovremo. Devo affrontarli tutti insieme Raikou e Suicune. Non credo. Ma porca troia, gas ipnotizzante. Cioè, gas che fanno aumentare. Tanto non so come. Non so se le trappole ci sono anche in Pokémon Mystery Dungeon squadra di soccorso di X. Credo che anche di sì, che le trappole ci sono anche in Pokémon Mystery Dungeon squadra di soccorso di X. Tra l'altro avevo perso in precedenza, porca troia! Oddio. Cioè, le trappole hanno distrutto gli strumenti. Meno male che ho trovato il Revita assieme, dai. Tanto penso che. Non lo so, ma. Qualcosa mi dice che ha 99 piani sto dungeon. Poi non lo so. Ma porca puttana di nuovo. Sta trappola. Cioè, ma quanta sfiga ho io? C'è un'altra trappola esplosiva. E porca troia. Questo titolo lo chiamerò come sclerare in un dungeon. No? Non lo chiamerò il campo infuocato. E dai, credo che mi farò una ventina di piani e credo che sospendo la partita e poi continuo al prossimo episodio.
manco crema. Oh, quella è... Rotolamento, finalmente un altro... Cambio un attimo, credo che potrei anche togliere fasciata, perché visto che... Non è che toglie molto fasciata. Rotolamento potrebbe essere utile perché è tipo roccia, eh. Che dove cacchio sta andando da Flucio? Penso una quarantina, fino a una quarantina di minuti potrei anche registrarmi, no? Porca troia, sarà le... Cioè, ma... Cioè, ne sto beccando di tutti i colori, oh. Queste trappole della minchia. E porca troia. Speriamo di trovare un altro Elisi in marco. Ecco. Madonna. Meno male che un muro di fumo mi sta salvando, eh. Quindi credo che ho fatto bene a... a mettere tre flocioni in squadra, eh. Quindi credo che il muro di fumo potrebbe anche essere di rilevarsi utile in Pokémon Mystery Dungeon Esploratori Cielo. Quindi credo che stavolta in Esploratori Cielo potrebbe anche essere fare, cioè nel caso un giorno riuscire a portare una serie di invece di Esploratori Cielo. Tipo sin essere un sindaco e poi come compagno credo che mi prendo Shinx, non so. Non so, ma... Che Shinx credo che potrebbe sa usare in Mystery Dungeon Esploratore Cielo, credo che sa usare cosa la mossa turno onda e Shinx mi sei dungeon esplorato vicino a meno credo. C'è 12 piani, speriamo di trovare qualche mela, meno che non l'ho trovata già in precedenza. Aspetta che esce scritto. Oggi sono pure editto. A parte che sto velocizzando perché così in questo modo non ne uscirà troppi minuti di gameplay qua. Insomma, qua qualcosa mi dice che sto dungeon a 99 piani. Forse, poi non lo so. Tratto sto fallendo in continuazione se fa una porca troia. Adesso mi attacco a cazzo perché non ho Elisir Mark. Ci credo, dai. E usa di nuovo sta protezione della minchia. No. Io che prendo le scale, cosa faccio prima? Ciò dicevo io che in sto titolo devo chiamarlo come scalare in un dungeon. Io non ho più pipì di self.
Bello che non riesco nemmeno a trovare. Meno male che sta fuggendo. Qualcosa mi gira al 99 piani sto dungeon, eh. Oddio, qui lava. Oddio. Ci sono i simili di Typhlosion. In questo. Il cambio in focale mi sono. Facciamo la mega. Cioè, non esiste che riesco a trovare un Elixir Max. Fulmine. Calo che Magneton conosce già la mossa Fulmine. Di Typhlosion. Qui lava. Fatto che non so nemmanco se possibile. Sì, però abbiamo già Typhlosion, non c'è bisogno di reclutare qui lava, porcatore. A parte che in questo dungeon è possibile reclutare anche Charmander, eh. Volendo. E continua a fallire la mossa. Cade che non ha ancora l'area amica per flare, non ho qua. Scusate se velocizzo qua l'emulatore. Questo dungeon ha molti piani, credo. Andiamocene. Ma porra. Vedete che non riesco neanche a trovare le altre mele. Cos'è? Non riesco a trovare qualche mela oppure qualche gigantomela almeno. Che ho rimasto con zero poche. Non potevo fare niente, lo scusate. Ok. Qua c'è un Flareon che sta andando a me. A svegliarlo Flareon che dorme. E la scottatura, porca troia. Ah, però la Baccaliegio. È quella la scottatura. Credo almeno. No. Aspetta, qua la Baccafrago. Che no, no, porca troia. Cioè, non esiste che poi becco una mela oppure qualche Elixir Max. C'è pure un Machoke, porca troia.
Io col focalato. Direi di cambiare leader a questo punto. Ok, Typhlosion come leadership. No. Da qua proprio la sua ficaggine assurda di Typhlosion. No, devo cambiare per forza leadership visto che sono più PPD. Vabbè, forza. Guarda quanto ha tolto. Guardate quanto ha tolto Fosso. Porca tro... Che sono andato di qua. Ho trovato una baccanancia e non... Meno male che non... Ne è esploso quella trappola della minchia. Cioè, quanto cacchio sto odiando quella trappola. Oh. Ora di fumo. Perché lo... Cioè, se non riesco a trovare un elisir macro... Porca troia! Posso, meno male. Meno male che io ho insegnato Fosso. Il problema se usa terremoto. Duramente sta usando Fosso. Ok. Ventesimo piano, porca miseria. Ecco perché Spinda ha detto che non ce la faceva più. Probabilmente Spinda stava scalando il campo infuocato. Era pari che non ce la faceva più a scalare il campo. Il campo infuocato. Non lo so, ma... Credo che potrebbe pure essere che il campo infuocato a 99 piani, non saprei. Direi che per il momento potrei anche sospendere il dungeon. Però avevo detto di registrare. Fino a una quarantina di minuti qua. Ok, posso. E al 23esimo piano ci sono ancora i cui lava. Sono finiti pure pippi di Daifro, sono porca miseria. Però ho i punti a share volendo. Ho i punti a share. Però al momento sono inutilizzabili i punti a share, porca miseria. Ma lo tanto spero sì. Giusto per togliercelo di mezzo questo strumento. Fumi non lo può imparare nessuno. Passegno. Al 23esimo piano. Ecco qua, mamma mia, i suoi simili. I simili di Typhlosion. Sono convinto che anche Typhlosion aveva. Un'abilità che assorbiva il tipo fuoco. E sono finiti pure i pipi di Typhlosion. Cioè, non esiste che riesco a trovare un Elixir Max, eh.
Oh, Golem a livello 30. E un altro Machoke. Come attacco a cazzo. Che sono finiti pure tutti i pp di Frosono. Cambiate colpo basso. Mi sa che devo sospendere al momento in dungeon qua forse. E ok ragazzi, mi sa che magari forse potrei anche raggiungere fino al piano 30 e ok, piano 30 sto cazzo. Cioè non ne manco più baccato. Cioè non ci credo. Che okay, becca di sto muro di fumo. Io non ci credo. Siamo proprio che potete. Che sono proprio schifo. Ma non proprio non nella merda proprio normale, proprio sono proprio schifosamente nella merda. Ok, dai, direi di sospendere qui il dungeon, no, dai, che devo dire. E ok, ragazzi, termina qui anche questo episodio. Poi noto se andrà bene anche nel prossimo episodio. Ci becchiamo alla prossima.